Tante persone al taglio del nastro della mostra Lavoro in Corso. I due fotografi del 9° Reggimento Alpini, Daniele Di Benedetto e Graziano Iacoboni, hanno riproposto a 10 anni dal terremoto una mostra in pieno centro. 5 anni fa la prima tappa era stata a Palazzetto dei Nobili, ora nel cuore della città, accanto a ragazzi, perché hanno partecipato al progetto gli alunni della Mazzini Patini, con il progetto L'amo quindi la vivo. Foto di 5 anni fa e foto di oggi per mostrare i cambiamenti della città. Il tutto per un intento solidale, perché il ricavato andrà al reparto di neonatologia. Ho deciso di coinvolgere i ragazzi dell'istituto per far vedere appunto dai loro occhi questo cambiamento che diciamo che c'è stato in gran parte della città, e loro appunto l'hanno colto con i loro occhi che, ecco, rimangono neutrali. I proventi andranno al reparto di neonatologia dell'ospedale San Salvatore. Abbiamo scelto insieme a Graziano, che ha appoggiato la mia scelta, appunto l'ospedale San Salvatore, il reparto di neonatologia, perché io ho avuto una figlia nata a pretermine e mi sono accorto del lavoro e dell'impegno che mettono, e sponsorizziamo il progetto a favore dei genitori e diciamo un supporto psicologico ai genitori dei bimbi nati prima. La loro proposta è stata accolta con grande emozione, perché è rientrata in pieno all'interno di un progetto, L'amo quindi la vivo, della nostra città, nel progetto del nostro istituto sulla nostra città a 10 anni dal sisma. Quindi per loro è stata un'occasione aggiuntiva rispetto alle proposte che noi avevamo all'inizio del progetto, e per loro è stato un modo per fotografare quella che è la città di oggi, ma in a conoscere quella che era la città prima del 2009 e subito dopo il 2009. Un'emozione intanto, ecco, essere qui e essere stata coinvolta come reparto in questa raccolta fondi. Io ringrazio ancora, dopo tanti anni, ormai sono 10 anni, veramente c'è stata una grandissima solidarietà per il nostro reparto, il materno infantile. In questi anni abbiamo veramente avuto tanti aiuti. Presente al taglio del nastro anche il colonnello Paolo Sandri, che ribadisce sentimenti di vicinanza con la gente aquilana. La mostra sarà aperta sino a domenica tutto il giorno nei locali dell'ex Unicredit al Corso. E come comandante sono particolarmente orgoglioso oggi di essere qui, perché Graziano e Daniele sono due ragazzi eccezionali, lo dimostrano tutti i giorni sul luogo di lavoro, ma lo dimostrano anche oggi in questa meravigliosa iniziativa nel quale hanno contribuito in maniera totalizzante. Io ritengo che il fatto che questa mostra, che è meravigliosa e unica nel suo genere, abbia un particolare valore grazie anche a quel valore aggiunto che danno Daniele e Graziano. La loro esperienza militare, l'aver visto con i loro occhi il vero dolore in tante zone di guerra, secondo me li ha aiutati nel cogliere in queste immagini il dolore che ha vissuto questa città. E penso che siano riusciti a trasformare una cosa tragica, una disgrazia come quella del terremoto dell'Aquila, in poesia.